Al comunale secondario di Sant'Egidio alla Vibrata, domenica 20 maggio, un pomeriggio di quelli da ricordare. Domenica 20 maggio si gioca la finalissima playoff del campionato di prima categoria girone D. Il New Club Villa Mattoni arriva in virtù del distacco punti importante senza giocare la semifinale. Il Giulianova di Alessandroni viene dal colpo esterno, l'impresa firmata in casa del Miano 7 giorni fa. Partita che inizia un po' in sordina, ma gioca bene come al solito la squadra ospite giuliese. Braga a seminare panico nella retroguardia sant'egidiese, poi palla al centro e Alex Di Marco non trova l'impatto per sbloccare la gara. Il Villa Mattoni si fa vedere con Porcu che serve in profondità a Tempestilli, fermato dal guardaline. Il minuto che sblocca la gara è il 28esimo ed è un autentico Eurogol quello di Augusto Braga, che dalla corsia di destra fa partire un esterno di rara bellezza che si infila alle spalle di un Pompei che può solo guardare. Giulianova annunziata in vantaggio, si mette bene la sfida per i ragazzi del presidente Mucciconi. Rivediamo che gol bellissimo. Il tempo di festeggiare però è poco, perché un minuto dopo, messo giù Di Stefano, abbastanza netto ci pare questo rigore ravvisato dal direttore di gara, si incarica dagli 11 metri Porcu, che riesce a infilare la sfera, battuto De Simone, pareggio raggiunto dopo pochissimi istanti di gara. Squadra di Benigni non poteva rispondere al meglio al gol ospite. Giulianova però una squadra di grande carattere, ruba palla Poliandri sulla sinistra, poi sterza, mette al centro una palla bellissima per Di Marco e si supera in questa occasione Pompei. Gran primo tempo degli ospiti, che ci provano anche con De Sanctis. La palla però finisce alta. Inizia la ripresa ed è Porcu questa volta a cercare il gol della domenica. Sfortunato il suo tentativo. Ancora Giulianova annunziata in attacco con Poliandri, oggi in veste di gran rifinitore, che c'entra per Fratoni, si supera ancora una volta Pompei a salvare il risultato. Ricordiamo, il pareggio non basta ai giallorossi ospiti. Mister Benigni invece imprime ai suoi ragazzi lo spirito giusto per chiudere la gara e il Villa Mattoni ci riesce. A un quarto d'ora dal termine, messo giù, altro rigore, Tamburrini ancora netto, ci è parso di vedere il penalty, ancora Porcu dagli 11 metri, battuta centrale, De Simone non può far nulla, New Club Villa Mattoni in vantaggio, la rete del 2-1 sembrerebbe mettere al sicuro i sogni di passaggio del turno dei rossoblù, ma questo episodio che porta all'espulsione, doppia ammonizione per Tamburrini, riapre un pochettino il trend della gara con il Giulianova, che ora è portato a crederci con il forcing finale. Vediamo gli ultimi minuti degli encomiabili giallorossi, che hanno un'altra opportunità, ma ancora Pompei è bravissimo su questa botta. Da pochi passi, dopo alcuni minuti di recupero, si giunge alla fine delle ostilità. Il New Club Villa Mattoni si aggiudica la finale playoff e vola alle fasi finali, agli spareggi regionali, che la vedranno impegnata contro San Benedetto Venere e Sant'Anna Chieti. Meritatissimi gli applausi per la squadra ragazzi di Benigni, tanti applausi anche ai giallorossi di Alessandroni, che sono stati i protagonisti di un super campionato. Presidente, una vittoria che avvicina alla promozione. Avvicina, è un riscatto sicuramente alla delusione che abbiamo avuto 15 giorni fa, perché io l'avevamo detto già in settimana che comunque per noi vincere i playoff del girone sarebbe stata, diciamo, come vincere il campionato. Poi se è promozione o no, questo lo scopriremo solo più rendo, però per adesso abbiamo fatto già la nostra impresa, che l'abbiamo solo rimandata di 15 giorni. Oggi abbiamo fatto veramente una bella partita e non mi rimane che fare i complimenti a questi ragazzi, perché sono stati davvero memorabili sotto tutti i punti di vista.
Si conferma anche l'imbattibilità casalinga, 15 partite e 0 sconfitte. È stato il nostro punto di forza, sì. Infatti era una settimana dove ci eravamo preparati bene, per cui c'era quella forza del campo, non avendo perso mai ci era dato già una spinta in più, perché comunque l'impianto che conosciamo, però alla fine è andata bene così. Come si affronta l'ultima fase adesso? L'affrontiamo, intanto domenica, da quello che mi hanno detto, penso che riposiamo, quindi un po' ci aspetta qualche giorno di riposo, poi l'affrontiamo come abbiamo affrontato il campionato, come abbiamo affrontato i playoff. Ci alleniamo, c'è da rimanere concentrati un mese in più, perché però lo facciamo con un gruppo così di amici, è piacevole, diciamo che veniamo al campo, è una cosa piacevole, non ci pesa e siamo molto contenti. Siamo con il capitano Bizzarri del New Club Villa Mattoni. Allora, un'ottima partita, vinta in rimonta, un passo verso la promozione. È stata una grande partita di sacrificio, sapevamo che affrontavamo una squadra veramente forte, sapevamo che era la squadra che giocava meglio in questo calcio, in questo girone, ed era la squadra più difficile che ci poteva capitare. Siamo stati forti, abbiamo preparato durante la settimana una partita molto bene. E la nostra tenacia è stata proprio quella di soffrire dal primo minuto fino all'ultimo, e il sacrificio di un anno è stato ripagato. Soprattutto siete riusciti a resistere anche negli ultimi minuti, quando eravate un uomo in meno. Sì, ma io credo che gli ultimi minuti, uno in meno, ma la voglia di vincere, sapevamo che era un passo importante verso la vittoria del girone, del nostro girone, e queste sono le forze di volontà, di sacrificio che escono fuori, soprattutto gli ultimi minuti finali, la partita la volevamo portare a casa. Cosa si devono aspettare i tifosi nell'ultima fase, quella finale? I tifosi sono tutti i nostri amici, loro sanno che il sacrificio che abbiamo fatto noi da diversi anni, e loro sanno benissimo che noi ci siamo, c'eravamo, ci siamo e ci proveremo fino alla fine. Siamo con Porco, il giocatore del New Club Villa Mattoni. Allora, una partita che era iniziata in maniera difficile, con lo svantaggio, dopo siete stati bravi prima a pareggiarla e poi negli ultimi minuti a vincerla. Sì, oggi abbiamo affrontato una delle squadre più forti, che è il Giulianova. La partita è stata molto difficile sin dall'inizio, loro sono passati in vantaggio, poi con un rigore e con il secondo poi siamo riusciti a ribaltarlo. È stata una bella partita, da padrone ha fatto il caldo. Complimenti vanno anche a Giulianova, che è una bellissima squadra. Anche una bella risposta dopo quel finale di campionato che non vi ha permesso di arrivare al primo posto. Sì, la delusione col Castelnuovo è stata grande, però ci siamo saputi riprendere bene, ci siamo preparati per fare la finale e non disputare la semifinale, per fortuna è andata bene. Ora come si guarda la fase finale? Adesso vediamo chi ci toccherà affrontare. Continueremo ad allenarci come abbiamo fatto le due settimane e poi vediamo. Siamo con il mister Benini, mister del New Club Villa Mattoni. Allora, mister, una partita che non era iniziata nei migliori dei modi, siete stati bravissimi però a ribaltarla. Assolutamente, abbiamo trovato una squadra forte, lo sapevamo, una squadra molto molto organizzata. Siamo stati forse bravi nella fase difensiva, meno nella fase di costruzione. E poi alla fine tutto quello che ne è venuto fuori è stata una partita corretta, educata, contro una squadra forte, e siamo riusciti per fortuna a spuntarla noi. 16 partite casalinghe, 0 sconfitte, come si spiega questo dato? In casa... Vai professore! In casa riusciamo ad esprimerci meglio tra le mura amiche, perché forse sentiamo meno la pressione, spesso incontriamo, è vero, campi non perfetti, se si vuole giocare a calcio è un po' difficile, lo dimostra il fatto che il Giulianova, anche loro lavorano su un campo sintetico e sono venuti qui consci di quelle che erano le proprie potenzialità tecniche e hanno espresso secondo me un buon gioco, ma lo sapevamo dall'inizio dell'anno. Qual è stato il momento chiave di questo match? Beh, forse quando abbiamo pareggiato subito, perché poi ci può essere un po' di scoramento, ci può essere un po' di perdita di autostima, si perdono un po' quelle che sono le sicurezze, e quindi il pareggio immediato forse ci ha dato quella spinta per crederci fino alla fine. Ora, come si prepara la fase finale?
fase finale è lunga, gironi, e quindi si prepara come facciamo noi, che siamo una squadretta che viene qui per divertirsi, quindi cercando di fare le cosine fatte bene con le possibilità che abbiamo e con i mezzi che abbiamo. Siamo con Biagino Adezzi, team manager del New Club Villa Mattoni. Allora, una vittoria fondamentale, rimonta, sofferta, che può far ben sperare per la fase finale. No, fa bene sperare sicuramente, perché l'entusiasmo è salito alle stelle. È stata una partita veramente dura. La Giulianova credo che sia una delle squadre più forti che abbiamo incontrato quest'anno. È stata sempre una squadra che ci ha dato filo da torcere, sia all'andata, dove abbiamo recuperato nonostante che giocavamo 10 contro 11, e sia al ritorno, che fino all'ultimo avevamo vinto 2-1, che fino all'ultimo ci ha dato filo da torcere. Comunque voglio dire che non passare sto turno del girone, che dopo adesso andiamo a fare i regionali, sarebbe stato un vero disfatto, che io credo che abbiamo sbagliato delle partite stupide, che potevamo arrivare prima. Abbiamo perso dei punti stupidi, per esempio quando vincevamo a Varano 3-0 abbiamo pareggiato il repari, poi ci sono stati col Torricello l'ultimo secondo, abbiamo preso un gol. Io credo che questi punti sono stati fondamentali, alla fine infatti abbiamo perso cambiamo per un punto solo. Comunque credo che io sono quello storico, diciamo, parto dagli amatori. Io, come abbiamo cominciato nel 2000, gli amatori, a trovarci un filo della promozione è un entusiasmo incredibile, perché mai avevamo pensato nel 2000, quando abbiamo iniziato questa avventura, di arrivare a tanta. Facevamo per divertimento, per gioco. Dopo nel 2012, addirittura dopo nel 2007, siamo passati il campionato federale facendo la terza categoria. Pensavamo che dopo un paio d'anni che era finito, perché il gruppo storico si era andato via tutto, c'era rimasto solo io, e credevamo a un certo punto nel 2012 eravamo rimasti senza allenatore, senza dirigenti, eravamo tutto allo sbando. Invece i giocatori che giocavano hanno voluto continuare questa avventura. Soprattutto ringrazio tutti, soprattutto uno che è Giovanni Anastasi, senza di lui credo che nel 2012 avevamo finito la nostra storia. Invece nel 2012 siamo partiti alla grande, è stato un crescendo incredibile. Nel 2012 abbiamo vinto i playoff di terza, cioè nel 2012-13, l'anno dopo abbiamo fatto un tranquillo campionato di seconda, l'anno dopo ancora siamo arrivati quindi, e poi abbiamo vinto i playoff anche di seconda. L'anno scorso abbiamo fatto un ottimo campionato di prime, quest'anno siamo arrivati secondi, siamo alle finali regionali, diciamo, di promozione, di prima categoria, per arrivare in promozione. E credo che è stato soprattutto il merito di Giovanni Anastasi, che ha trovato i presidenti, ha trovato gli allenatori, i dirigenti, poi i giocatori. Ha creato un entusiasmo, credo che i giocatori, questo entusiasmo credo che sia impossibile trovare in altra squadra, non lo so, però vedere certa gente che non guadagna niente, cioè lo vengono solo la sera per passatempo, che non è facile. Adesso con le vittorie l'entusiasmo c'è, e allora il divertimento c'è, ma d'inverno non è facile. Poi soprattutto se c'è stato un periodo bruttissimo, che è stato da quando abbiamo perso a Miano, poi abbiamo perso anche a Torricella, abbiamo perso a Favale, 3 partite un punto, credo che stavamo sfasciando. Invece dopo abbiamo ripreso un cammino impressionante, abbiamo fatto 6 vittorie di fila, abbiamo pareggiato con la Lemba, e solo 8 partite e 7 vittorie e un pareggio. Credo che è stato un campionato, solo il Varano poteva fare meglio. Varano infatti nel momento difficile, le partite pareggiava, noi le partite nel momento difficile abbiamo perso, e quello ha fatto tanto. Però io dico che sono contentissimo, come è contento tutto, vedere tutto questo bel pubblico, sia anche di Giulianova, di Sant'Egidio, per la finale di prima è stato un entusiasmo non è indescrivibile. Ne parlavamo anche prima con il mister, infatti anche e soprattutto merito del pubblico, 16 partite in casa, 0 sconfitte, 13 vittorie. Sì, ma non c'è sempre, io dico, sempre partendo da quel 2012 c'è stato un entusiasmo che prima non c'era. Cioè è sempre un entusiasmo, un coinvolgere le persone, perché noi ci chiamiamo Villa Matteo, che è la frazione, però siamo come se siamo una nuova scuola Sant'Egidio. È un entusiasmo impressionante, cioè uno non ci crede. Poi molti dicono, ma tutti questi soldi per... è una cosa brutta dirlo, però tutti questi soldi per fare i campionati, dove li prendete? Guarda, tu devi ammettere che noi ne spendiamo pochissimo, e sembra una cosa... è solo l'entusiasmo che coinvolgere la gente, che ci coinvolge, che viene a vederci,
che ci dà una mano in molte cose, è una cosa impressionante. In casa abbiamo fatto questo, ma pure l'anno scorso era difficile espugnare questo campo. Quando abbiamo fatto il campionato di seconda, abbiamo vinto i playoff, abbiamo pareggiato solo una partita, le altre abbiamo vinte tutte. Questo campo davvero ci dà una forza in più, infatti ero convinto. Qua, come le facciamo tutte e due qua, le semifinali, finali, i playoff, vinciamo sicuro. Infatti dopo le semifinali non l'abbiamo fatta, però è tanto estate. Adesso andare delle squadre che non conosciamo, non so... Dobbiamo incontrare la vincente girone A, la vincente girone C, squadre che non conosciamo, non sappiamo come sono, sarà un po' più difficile, però io con questo entusiasmo credo che molte persone verranno a trovarci, non so se giocheremo all'Aquila, giocheremo vicino a Pescara, però credo che molta gente verrà a vedere, sarà un entusiasmo continuo. Finiremo il campionato, se tutto va bene, la finale sarà il 17 giugno. La gente vorrebbe andare al mare, però io credo che ci verrà di continuare a venirci a vedere, continuare a venirci a tifare. Fino al 17 giugno credo che sia difficile trovare gente che ti ci viene, invece qui vengono con entusiasmo incredibile. Poi sinceramente voglio salutare tutte le persone che naturalmente ci sono venute a vedere e saluto quelli che del 2000 ci dicevano che avevamo poca storia, che finivamo presto. Perché nel 2000 iniziamo veramente con entusiasmo, ci diceva che finivamo presto, siamo nel 2018 e non rischiamo di finirla. Poi un'altra cosa, mi diceva quando facevamo gli amatori che dovevamo fare la terza, adesso la terza è un cammino difficile, non resistete, abbiamo fatto il cammino di terza e l'abbiamo vinto. Adesso che fate il cammino di seconda sarà difficile, abbiamo fatto il cammino di seconda, abbiamo vinto, siamo in prima. E continua a dire, adesso se andiamo in promozione sarà difficile, e continua. Continuate a dire questo e noi continuiamo a vivere. Comunque, grazie a tutti. Grazie e complimenti.